di prima necessità, e questo effettivamente dette un respiro al popolo. Proprio l'atto di Gaetano, non sconfigge, no, non uccide un re, ma un regno, ma l'idea dell'uomo che deve dominare l'uomo, no? Cioè, fece vedere quanto sia fragile e voglia essere re, è un uomo come gli altri, tre rivolverate si può eliminare. Quindi ha levato quest'alone, questo mito che era nel re divino, voluto per volere di Dio e della nazione, un cacchio, perché con tre rivolverate si ammazza, no? Sì. E questo ha cambiato molto anche l'idea ha cambiato anche molto l'idea della soggezione, ecco, cioè l'uomo è diventato sempre meno soggetto, meno soggiogato, e probabilmente è una rivendicazione della dignità dell'uomo. Il suo gesto ha segnato un'epoca. Al tempo di Umberto I, il dominio trovava una rappresentazione concreta in alcune figure chiave della vita politica e sociale del mondo occidentale. Re, ministri, capi di governo, grandi banchieri avevano un'importanza enorme che permetteva loro di controllare e gestire l'intera società. I tre colpi di pistola di Bresci si inseriscono in una serie di attentati che a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento hanno contribuito notevolmente a destabilizzare questo modo di affermarsi del potere. È ormai chiaro che gli uomini che comandano non sono immortali. Inizia quindi un lento processo di spersonalizzazione verso un sistema in cui il potere si riproduce e si afferma su scala globale indipendentemente da chi, in quel momento, detiene le redini del gioco. I leader di oggi non contano più nulla in quanto non sono l'autorità, ma una sua rappresentazione. Chi governa impara a mantenere la sua egemonia basandosi su un sistema che non personifichi tutto in una sola figura. Brescia oggi non avrebbe avuto poco da dire, insomma, perché poi una volta non c'è più un simbolo. E che fai oggigiorno? Ammazzi Berlusconi? O Prodi? Che fa? Prodi? Questo mortadellone? Che cosa rappresenta? Niente, non è nulla, non è un simbolo, è uno dei tanti. Tremarono i potenti all'atto fiero. Il processo viene fissato a tempo di record per il 29 agosto e Gaetano Bresci gli viene chiesto di nominarsi un avvocato difensore e nomina Filippo Turati, leader del Partito Socialista, segretario del Partito Socialista Italiano, avvocato naturalmente, e poiché i socialisti erano stati additati come complici degli anarchici, Filippo Turati rinunziò all'incarico dopo aver avuto un colloquio con Gaetano Bresci e gli consigliò di nominarsi un altro avvocato, un avvocato meridionale napoletano, Francesco Saverio Merlino, che era stato in gioventù anarchico, era stato più volte arrestato, aveva scritto dei libri, era figlio di un presidente di tribunale. Il processo è stato fissato per le 9:30 del mattino, ma la notte Gaetano Bresci è stato svegliato alle 2. Lui protesterà perché dal carcere al tribunale il tragitto è breve. Evidentemente lo hanno proprio svegliato con l'intento di farlo arrivare in aula debilitato, sfiancato nel fisico. Bresci non avrà modo di incontrarsi con il suo avvocato. Nel tribunale presidiato da poliziotti e giornalisti, il tessitore pratese verrà condannato alla pena dell'ergastolo.
Io ho trovato una lettera che lui rivolge al Presidente del Tribunale dove chiede che gli venga data una camicia per presentarsi in Tribunale. Deve dare un'immagine di se stesso che non deve essere quella così che aveva diffuso la stampa borghese, di questi anarchici morti di fame, mal vestiti, eccetera. Allora chiede e il Presidente ordina che gli sia riconosciuto questo diritto di presentarsi in tribunale ben vestito. Va sfatato un altro mito, cioè quello degli anarchici sempre vestiti di nero. Voi dovete sapere che gli anarchici, quando sono stati all'isola, quando sono a Ponza, quando sono stati nelle prigioni, nelle cose, quelle cose che facevano si dimenticavano di curare la propria fisicità anche, cioè fare ginnastica, fare cose, cioè perché? Perché non volevano deprimersi, non volevano apparire deboli, e non volevano essere deboli, volevano essere gli uomini fino in fondo, poi morire. Ma vivere da uomini, partendo dal principio che se non si amano, se non si sentono bene, se non sono belli loro dentro e fuori, non possono predicare un cazzo di bellezza. L'anarchico è una persona che ha una dignità, prima dentro si ama, prima dentro e poi anche fuori, quella si mostra con dignità. Dopo che Gaetano Bresci è stato condannato all'ergastolo, il suo avvocato Martelli di Milano e Merlino di Napoli gli consigliano di ricorrere in Cassazione, ma lui non vuole ricorrere in Cassazione. Viene trattenuto nel carcere di Milano ancora per un po', poi la stampa non parla più di Gaetano Bresci. Da agosto fino a gennaio resta a Milano. Quindi con un treno speciale viene portato alla Spezia, da dove viene imbarcato su una nave che lo porta nel carcere borbonico di Santo Stefano, nelle Isole Pontine. Lì era stata costruita una cella speciale per custodire Gaetano Bresci, in mezzo ad altre due celle dove i suoi guardiani lo osservano giorno e notte e scrivono quel che fa. Arriva qui il 23 gennaio 1901, quindi alcuni mesi dopo, molti mesi dopo, diciamo così, i fatti di Monza. Non viene messo con gli altri nel ferro di cavallo, ma da quello che si legge in una stanza nell'avancorpo militare, che dovrebbe corrispondere al primo arco su questa terrazza. E questa terrazza dovrebbe essere il luogo dove lui veniva portato per prendere l'ora d'aria, che però veniva cinto con dei teli per non far vedere agli altri, insomma, chi c'era, cosa che poi invece non riescono a tenere segreto, perché comunque nelle piccole comunità si sa tutto, e figuriamoci in una situazione come questa dove la comunità è ancora più piccola perché rinchiusa. Credo che sia questa la cella di Bresci. Però quello che noi vediamo è qualcosa di molto moderno, perché Calzerano dice che entrando sulla destra c'era una porticina che portava nella cella. Se noi non consideriamo questa come porta, ma bensì consideriamo questo, che poi è stata tamponata, vedi, ci sta, dallo sfacelo sta uscendo fuori, e ci troviamo con quello che dice Calzerano. Quindi quella dovrebbe essere la cella e quella dovrebbe essere la famosa finestra dove si impiccò Bresci. Così arriviamo al 22 maggio del 1901, quando ufficialmente Gaetano Bresci viene detto che muore, e muore impiccandosi, secondo la versione ufficiale. Ci sono diverse versioni che si accavallano l'una sull'altra. La prima versione dice che Gaetano Bresci si sarebbe suicidato legandosi il fazzoletto intorno al collo, e poi legandosi all'inferriata, alla grata della finestra del carcere. L'unica cosa che gli era consentita agli ergastolani comuni tenere era un fazzoletto piccolo, così, che usavano una volta per suicidarsi, ma ci voleva un'ora e mezza per mettere in pratica questo, che dovevano sfilacciarlo, dovevano fare i nodi, dovevano bagnarlo, dovevano lavarsi la gola, dovevano tirare, e poi aspettava la morte. Ma
Fatto sta che un giornalista che è presente sul luogo scrive che quando Gaetano Bresci viene sepolto, stesso lì a Santo Stefano, il cadavere puzza. E questo fatto ci fa pensare che l'uccisione di Gaetano Bresci sia avvenuta qualche giorno prima rispetto a quella in cui verrà sepolto. La questione è che non muore il 22 ma il 17 maggio, 5 giorni prima, quando qui c'è la cosiddetta commissione illustre, tra cui dovrebbe esserci anche il figlio di Umberto I, cioè il nuovo re. Ci sono quindi dei misteri sulla morte dell'anarchico. In un primo momento viene detto che l'ispettore delle carceri d'Italia, Alessandro Doria, famoso per essere stato protagonista di episodi contro carcerati politici, appena sa della notizia si reca all'isola di Santo Stefano. Invece, da una relazione presente sulle carte riservate al presidente del Consiglio e ministro dell'Interno di allora, Giovanni Giolitti, apprendiamo che lui già dal 18 maggio era a Santo Stefano, perché nella copertina di questo fascicolo vengono registrate due relazioni di Doria, una in data 18 maggio, una in data 22 maggio, la prima sulla detenzione di Bresci, la seconda sulla morte di Bresci. Però dal fascicolo sono scomparse queste relazioni. Forse perché c'era qualcosa che non si poteva leggere? Forse perché raccontavano come in realtà è avvenuta la soppressione fisica di Gaetano Bresci? Morire di suicidio in quel modo, la finestra sta a due palmi da terra, quindi per asfissia è una cosa che comporta un bel po' di organizzazione, di tempo. Inoltre alcuni anarchici che sono passati per il carcere, parlando con vecchi prigionieri, sono venuti a sapere che un ergastolano, un certo Sanna, uccise Gaetano Bresci. E questa ricostruzione è supportata dalla contraddittoria relazione dei due carcerieri che dovevano controllare Bresci. Uno di loro scrive infatti che lo aveva visto 10 minuti prima, poi 10 minuti dopo lo trova impiccato. Non è possibile suicidarsi in così poco tempo. Di questo Sanna però non si parlerà mai, e poi, l'anno dopo, verrà graziato dalla pena dell'ergastolo dal re. Evidentemente in questo modo viene ringraziato per aver soppresso fisicamente Gaetano Bresci. Bresci doveva pagare. La monarchia Savoia non poteva permettere che mentre il re era morto, il suo uccisore fosse ancora in vita. Tolti il dente, tolti il dolore, così nessuno poteva più liberarlo. Grazie per non sostenere la pace sociale. Grazie per non sostenere la pace sociale. Il personaggio è un personaggio molto moderno. Devo dire, se voi pensate al Bresci dell'inizio del secolo, a questo individuo che da solo, a viso aperto, con una pistola in mano, fronteggia il re, che era circondato dagli atleti, ma era circondato anche dalla polizia e dalle sue guardie del corpo, e spara, sapendo di pagare o con la vita o con il carcere a vita, questo suo atto, il Bresci ha una modernità spaventosa, cioè è l'uomo che per un certo momento si pone come difensore di tutta una serie di idee, ed è un concetto non solo rivoluzionario, ma è un concetto molto moderno, che se oggi lo riguardiamo nel terrorismo attuale, ne notiamo una profonda diversità, cioè c'è una diversità incredibile tra lo sparare nel mucchio o uccidere personaggi di seconda categoria, no? E fermarsi a uccidere invece il personaggio chiave di tutto quello che rappresenta il paese. Bresci lo fa mostrandosi, lo fa rischiando di persona, lo fa andando all'assalto proprio, no? Come se andasse all'assalto di un qualcosa, non di un solo uomo, ma di tutto un meccanismo di idee che quest'uomo rappresenta e si porta dietro. Era un diritto che lui ha voluto cos'è? Non era un dovere, non ha sentito, per dovere io vado, ecco il mito, per dovere, senti il dovere civile della ammazzare. No, lui ha rivendicato, queste sono le parole importanti, lui ha rivendicato il diritto di dire basta. Io non mi azzarderei a dire che fosse stato spinto dall'utopia del mondo nuovo, quanto era un atto di rivolta interiore, che era più forte di lui, credo. Ecco, la sua ricerca era di civiltà, non voleva far fuori quello e quell'altro, voleva vivere in maniera civile, cioè dove l'uomo non fosse considerato una bestia da soma. E quello naturalmente andò in America, ma capì che era ben presto, saprì, a Patterson,
che era uguale, mise su famiglia, una figlia, la propria compagna, ma non cambiava niente. Allora dice, ma io mi rifò dall'Italia da dove sono partito, vado là e ammazzo il simbolo.